Irlanda del Nord. Belfast si presenta così all'occhio della nostra macchina da presa. Una città tranquilla, dalle vie come ovattate da una leggera nebbia che avvolge i severi palazzi. È un giorno di lavoro come tanti altri. Quasi non si avverte l'atmosfera febbrile che circonda il massimo evento sportivo di questa settimana. Il decisivo incontro di calcio fra le nazionali d'Irlanda e d'Italia. Il porto presenta la consueta animazione. Le merci vanno e vengono dai moli alle navi. Il traffico nelle vie cittadine è quello di sempre. Macchine e pedoni e i caratteristici autobus a due piani. Siamo nella gentile terra d'Irlanda. Episodi come questo non farebbero supporre il burrascoso epilogo della imminente partita. La comitiva dei giocatori italiani trascorre le ore della vigilia in piena serenità. Si va a zonzo per le strade. Come sempre, un pensiero per chi è rimasto a casa. C'è anche chi pensa agli acquisti per l'occasione, ma verdura e biciclette probabilmente sono di provenienza nostrana. Ferrario si cimenta con lo yo-yo. Fra breve dovrà superare ben altri giochetti. Stadio di Windsor Park. A poche ore dall'inizio l'incontro ha mutato carattere. Per il mancato arrivo dell'arbitro ungherese designato, la gara non è più valevole ai fini della Coppa del Mondo. La definizione data alla partita è quella di amichevole. Alla fine questa parola avrà un significato non sappiamo se ironico o amaro. La folla montata da una denigratoria campagna di stampa contro gli azzurri dimostrerà a più riprese il suo tifo spinto alle estreme conseguenze. Significativi i gesti di alcuni spettatori dalla mimica aggressiva. Fine dei preliminari. L'arbitro casalingo Mitchell alza la moneta. La battaglia ha inizio. I verdi irlandesi attaccano con veemenza, la nostra difesa è impegnata subito a fondo. Bugatti comincia ad imparare cosa significa nel regolamento inglese la carica al portiere. Contropiedi italiani di alleggerimento, primi sondaggi sui difensori irlandesi. Scatenati come furie, i verdi vogliono sfondare. Gli azzurri sono impegnati a fondo. Il bravo Bugatti consolida la sua temeraria esperienza. Alla mischia non servono commenti. Ancora premono gli irlandesi, sembrano furie scatenate, ma la difesa azzurra è un baluardo calmo e deciso. Ferrario è su tutti un gladiatore, spazza tutto. Ventiquattresimo, e l'Italia in avanti con il numero 7 Ghigia. Da Ferrario in avanti a Montuori. E il numero 9 Bean a cedere palla a Ghigia che irrompe in area e segna. E il gol dell'1-0 per l'Italia. Ripartono i verdi all'attacco, rabbiosamente, non passano. Rispondono calmi gli azzurri, tiro finale debole, peccato.
Vogliono il pareggio gli irlandesi, ma non perforano la nostra granitica difesa. Continua a rifulgere la classe del nostro Bugatti, continua la dura esperienza del piccolo portiere azzurro. Brevi, piccanti le reazioni italiane. Sempre Bugatti di scena, spavaldamente bravo. Le difese ormai non fanno più complimenti. Tocca a Ghigia ad essere bloccato di forza. Birgham a sua volta è fermato con decisione. Siamo ora al 27esimo sempre del primo tempo. Irlanda del Nord in avanti con il numero 11 McParland. Il cross da parte di McAdams. L'azione di Bingham, il cross. Cash entra in area, tira e segna. Con questo gol l'Irlanda del Nord... Piede italiano, una svirgola di Bean al momento conclusivo. E passiamo ora con queste immagini alla ripresa. Sono ancora i padroni di casa in avanti. Avete visto un intervento da parte di Cervato sul numero 7 Bingham, poi c'è una punizione di Blackflower, la rovesciata di Bingham, la parata da parte di Bugatti che poi termina a terra, caricato da un avversario. Altra offensiva da parte della squadra irlandese. In possesso di palla Peacock, cerca il cross, lo effettua. McParland, traversone ancora, respinta. Tentativo di rovesciata di McAdams e Bugatti para. Si accende una mischia. E poi mentre Bugatti cerca di rimettere in gioco la palla, viene esteso da McParland, che a sua volta viene vigorosamente a contatto con Cappella. Quinto minuto della ripresa. Schiaffino, Bean, Schiaffino, Bean, ancora Schiaffino, entra in area, il passaggio a Montuori ed è gol. Italia 2, Irlanda del Nord 1. Siamo 2-1. Sempre Ferrario domina sull'area azzurra. I nostri attaccanti cercano la manovra, con calma vogliono filtrare nella ragnatela avversaria. Sono di aiuto alla difesa. Irriducibile l'Irlanda riattacca. Tiro al lato. Velocissima la risposta azzurra. Attacco manovrato. I verdi non fanno complimenti. Bugatti continua la sua spericolata esperienza. Bella azione degli avanti azzurri. L'esatto tiro di Gratton fa la parva al palo. Quindicesimo. La squadra azzurra è leggermente sbilanciata. Iniziativa di McIlroy. McAdams. Cash in area, tiro e rete. 2-2. Balena sui due campi. Verdi e azzurri cercano la vittoria. Ma Greg salva. Subito dopo lo imita Bugatti. Nuova bravura del portiere irlandese. Altra prodezza di Bugatti. Gli azzurri, pur stanchi, sono forti e vitali. Portano nuovamente l'insidia sotto la rete irlandese. Scatta McParland. Esce Bugatti che viene caricato da McAdams.
e Chiappella da Tergo si vendica così. Altra gigantesca rissa e fra qualche istante potremo rivedere al rallentatore l'episodio. McParland, numero 11, era entrato in area. Bugatti provvidenzialmente gli aveva sottratto la sfera, venendo col subire un attimo dopo la carica di McAdams. Attenzione alla parte sinistra del teleschermo. Chiappella, che aveva già subito una serie di provocazioni, fa ricorso alle arti marziali e si vendica su McAdams. Ferrario difende Chiappella, che ha risposto violenza contro violenza. L'arbitro irlandese se la prende col giocatore azzurro e lo manda agli spogliatoi. Vane le proteste dei nostri. Chiappella obbedisce ed esce, ma ormai la partita è finita. La folla eccitata urla contro i nostri giocatori, colpevoli di non essersi lasciati battere e di non aver subito passivamente le violenze. Scalmanati invadono il campo, aggrediscono i nostri atleti. Gratton, Pean, Ferrario vengono malmenati. Un episodio antisportivo e disgustoso. Ed eccoci all'uscita dal campo delle squadre, con il pubblico pericolosamente sul terreno di gara. La telecamera viene puntata verso la zona di centrocampo e si intravede Ferrario aggredito da un gruppo di tifosi. Intanto anche Bean è stato messo KO. Sta a guardare. Solo i calciatori irlandesi difendono e proteggono i nostri atleti. Poi, alla fine, troppo tardi, i poliziotti caricano. Una pagina di inciviltà che non ha riscontri nella storia del calcio. All'indomani tutti pentiti, tutti chiedono scusa. I giornali che hanno preparato l'ambiente ostile ipocritamente si rammaricano. In tanta nebbia spicca però la luce azzurra.